Io credo che quello che manca oggi in giro è il senso dell'ironia, la molla che fa scattare trasformando in atto bestiale quello che è successo qui, sono certi falsi valori che questa città, come tutte le città che ho nominato prima, hanno inculcato nella mente di questo gesto che fa scattare la gente, trasformandola in bestia, forse bisognerebbe prenderlo con un poco più di ironia. A tal proposito leggo una poesia di Ignazio Buttitta che vuole un po' sdrammatizzare questo fatto e nello stesso tempo giocarci sopra. Si chiama Cavalleria Rusticana, non è un premio Nobel. Compare Turiddu usano tutti, morsi, ma compare Alfio no. Compare Alfio è vivo, vivo, ammazza ancora, c'ha il monopolio dell'onore, uso sali e tabacchi, dice l'onuri si sgrassa col sangue, l'onuri ha ricchezza dell'uomo, meglio morto che cornuto, frase cotte, sacotte, do brodo di cicere si mangiavano chi mano l'antiche, non è che dice mia mogliere non mi ama più, mi conviene rassegnarmi. Non c'è rubio chiddo che è contrattato e hai a sopportare i corna, abbiamo un carattere diverso e non potemo campare in semmola, no, no, vuole fare un padrone, o gli addo un dopo daro, non so, niente chi di l'auge, la moglie era iattina, l'ova, a ciocca, vuole o non vuole, compare Affio è ancora vivo, canciò mestiere, vestimenti, frequenta bar, fuma sigarette americane, ma i sentimenti non li vuole canciare. Si scanta di corna, ci parano spirti, diavoli, che camminano in punta di piede casa a casa. Se spuntassero avesse ragione, un cornuto a mezzo all'auge facesse impressione, ma i corna non spuntano, non hanno radichi, questo è il busillis. Ah, i corna, fosse una fortuna, ville, perché l'uomo non è armale. L'uomo è figlio do Signore, o Signore è misericordioso e per grazia sua all'uomo i corna ci spuntassero di oro. A miseria, a fame, a carestia scomparissero. Mi potessimo venire a cattare nazione, impegnarlo monti pietà, farne collane, anelli, bracciale, fossimo tutti cornuti e ricchi. Ci accattassero i nasci, i scocchi, i medagli, i distintivi, la murrina contro il malocchio, ci accattassero i cianciani, i campanelli d'argento, camminassimo cu sono. A sera lucissero, alluminassero i strati, una processione di corna senza sante tutti i siri, fosse uno spettacolo. Cangiasse la vita, pensate, la filosofia, la politica, non ci fossero più né sfruttati né sfruttatori, Marx, Dosularo, Mao all'ultimo banco. Cangiasse il codice, i proverbi, i modi di dire, non si dicesse più ti dugno una perata, no, ma ti dugno una cornata, non si dicesse i denari fanno denare, ma i corna fanno corna, non si dicesse manco l'ultimo a sapillo e a un marito, no, fosse il primo a sapillo, si toccasse un pettine e ci impingisse da tenere i capiti, a ricchezza la portassimo in testa, la vedessero tutti. E ne facessero i complimenti, oh compare, ma che bella pariglia di corna catenite, i femmere fossero un miniere d'oro, l'adorassimo, a gelosia, il delitto d'onore, basta, non esistessero più, il divorzio sì, 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 il divorzio sì, corna non me ne fai, cerchi tenavo suo marito, li lasciassimo in eredità, morissimo, venisse un notaro, leggisse un testamento, i beccaporti ne serrassero i corna e un utaro, tantattia, spartisse. Fosse una fortuna, ma i corna per nostra disgrazia non spuntano e compare Affio continua a carneficina. Grazie. Volevo dire, e chiudo, che il mio pensiero, il pensiero che mi ha condotto qui è oltre naturalmente quello di Laura e quello della famiglia. Io sono stato vittima di una tragedia simile a questa. Laura è stata in coma credo 10 giorni, mio figlio incidentato è stato in coma 28 giorni, è stato portato a Ferrara,
Per cui quando poco fa ho sentito Imola, sapevo che a Imola c'è il centro di riabilitazione per chi ha avuto lesioni alla spina, mentre a Ferrara i gravi cerebrolesi. La famiglia, il padre, ma soprattutto la madre di Laura. È a lei che noi dovremmo rivolgere un grande applauso e un infinito abbraccio.